Ciao a tutti e bentornati su Sai Che in Puglia. Oggi ci troviamo in macelleria di Leonardo Ivone e parleremo di carne bovina, sia tagli che come si cucina. Però prima di proseguire, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, cliccate mi piace e condividete questo video con vostri amici. Allora Leonardo, ti lascio al tuo lavoro. Ok Valeria, prego ragazzi, vi porto nel mio laboratorio. Ragazzi, questa volta vi spiego il disosso di una pistola di vitello, ovvero un quarto di vitello. Partiamo subito all'azione, non perdiamo tempo. Quello che mi accingo a fare ora è il distaccamento del filetto e del beef di vitello dal quarto. Quello che sto recidendo adesso appunto è proprio la testa del filetto. Ecco, in questo modo noi andiamo a distaccare la parte connettiva di carne e di muscoli proprio dalle ossa, cercando di distaccarle anche la cartilagine in modo tale da lasciare l'osso bello pulito senza eccessivi residui di carne. Ci siamo quasi. Ecco qui, testa del filetto, lombata, andiamo a sgrassare il nostro pezzo di carne e da qui, nel momento in cui il cliente ce lo dovesse chiedere, ricaveremo anche le cosiddette fiorentine, nonché la lombata con il filetto venduta con il famoso osso a T. In pratica, da un unico pezzo di carne potenzialmente se ne ricavano 3 per la vendita. Ed ecco a noi la nostra bella lombata intera, successivamente divisa in vari pezzi. Andiamo oltre ora, continuiamo con il disosso della nostra pistola. Si passa man mano a sgrassare in modo tale da individuare perfettamente le zone da cui andremo a distaccare i vari pezzi anatomici. Quella che ora andremo a distaccare sarebbe la fesa di vitello, ottima per ricavarne cotolette, scaloppine e quant'altro, visto la sua forma estremamente presentabile e compatta. Molta importanza nel momento in cui andiamo a distaccare questo pezzo a non recidere la parte di un altro pezzo nobile, la noce di vitello, altrimenti nel momento in cui andremo poi a vendere, a servire, come dir si voglia, avremo una fettina non omogenea ma leggermente recisa. Come importante è anche segnare delicatamente il distacco della fesa in modo tale da non recidere quello che poi è il nostro lacerto o girello. Ecco qui, ci siamo quasi. Un po' di rumore ci sta, eh? Ricordiamo che siamo macellai, quindi qualche rumoretto tecnico è giusto che ci sia anche. Thank you.
Ecco, questo è quello che vi ho detto prima, lasciare l'osso pulito in modo tale da lasciare in alcuni pezzi la cartilagine vicina in modo da non fare seccare eccessivamente il pezzo di carne e quindi lasciargli il cosiddetto velo come protezione al freddo. Eccolo qui. Ci siamo con la fesa. Abbiamo ancora qui la lombata. Ci siamo con la fesa che andiamo a distaccare dall'anca. Sembrano operazioni alquanto semplici, però vi assicuro che si imparano dopo un po' di anni di esperienza, senza tralasciare qualche taglietto che durante il tirocinio ci sta, quindi non c'è da spaventarsi, però niente di eclatante. Continuiamo con lo sgrassare il pezzo in modo tale da portarlo al lavoro finito, pronto per la lavorazione ultimale. Tutte queste parti vengono poi successivamente, diciamo, tolte proprio per dare al pezzo di carne un aspetto bello, presentabile. Ecco, ci siamo quasi alla presentazione ultimale del nostro famoso pezzo, nonché la fesa. Ricordiamo, questo molto utile per fare cotolette, scaloppine, anche delle simpatiche braciole molto tenere, veloci da cuocere. Resta un pezzo nobile, bello, delicato. Eccoci qua, fesa pronta. Ogni tanto ci tocca fare anche questo lavoro, nonché riportare la lama nel suo stato, diciamo, puro, efficace per lavorare, quindi si tassa, spassa all'acciaio. Quello che andiamo a distaccare ora è il lacerto, magatello, girello, viene chiamato in vari modi, dipende dalla regione italiana in cui ci troviamo, quindi nel momento in cui ci chiedono il lacerto o il girello, il magatello, andiamo a parlare comunque dello stesso pezzo di carne. Questo molto usato nelle vigilie di Natale, Capodanno, nelle ricorrenze, perché è un pezzo che va cotto solitamente tutto intero, è servito con delle salsine o fatto il classico arrosto morto, senza tralasciare che vengono delle squisite e presentabili cotolette o scaloppine anche con questo, in quanto non presenta venature all'interno. Vedete, ha una forma bella affusolata e tondeggiante, quindi di facile sia lavorazione che anche cottura. Ecco qui, ecco qua, lacerto, girello, magatello. Ricordatevi, nelle vigilie o nelle occasioni importanti, quando avete degli ospiti, fate un bel figurone portandolo direttamente su un piatto o su una sperlunga a tavola, fate vedere un bel pezzo intero. Quello che andiamo a distaccare ora invece sono tre pezzi in uno, nonché noce, spinacino, lombo. Distacchiamo ora tutto intero, lo disossiamo, ma successivamente divideremo. Quello che adesso io faccio è sempre il famoso discorso della cartilagine, per lasciare l'osso pulito e lasciare quel velo sulla carne in modo tale da proteggerla. Importante anche in questo caso tracciare, segnare il muscolo, il pezzo di cui andiamo a parlare, sempre dalle linee guida. Solitamente ci si aiuta, come ho fatto io ora, con le altre dita dell'altra mano che non lavorano, in modo tale da facilitare l'inserimento della lama fra i pezzi di carne. Serve quindi aiutarsi con tutto il resto del corpo, non solo con il braccio
destro appunto. Ecco qua. Allora, distacchiamo ora questi tre pezzi. Ci sono ovviamente, questo vediamo, un pezzo grezzo, nel senso che poi bisogna rifinirlo, squadrarlo, togliere le varie parti eccessive di nervi o di grasso, che comunque alcune possono tornare utili nella cottura. Ad esempio questo qui molto utile, questo nervetto nel famoso fondo bruno, e quindi lo andremo ad utilizzare con il lacerto se viene cucinato intero. La mano sinistra comunque ci dà una mano, non ce la dimentichiamo, ci aprono sempre la strada alla nostra lama. È molto importante anche questo fatto qui, che ci permette di fare meno errori nel taglio. Ecco, questo è il lombo scamone contro filetto, molto tenero, una parte estremamente nobile, ricercata per degli arrosti succulenti, solitamente alla brace o sul fuoco. Eccellente pezzo, molto duttile. Quello che ora andremo a scoprire è il cosiddetto codino o spinacino. Non molti lo conoscono, non ha un aspetto simpatico, a differenza dell'acerto, non ha la sua fetta tonda prestabile, ma ha dei punti a suo favore, in quanto la sua tenerezza, la sua succulenza dovuta alla fibra muscolare gli permette appunto di avere questo sprint in più al momento in cui si va a servire o a tagliare. Questo è anche un pezzo estremamente duttile, può andare bene sia arrosto, in padella, anche cucinato come l'acerto in un unico pezzo, in un'unica soluzione, tenendo sempre presente che la fetta non è estremamente presentabile. Dobbiamo scegliere un po' come gestire la nostra tavolata e soprattutto i nostri ospiti. Si potrebbe anche pensare di utilizzare questo pezzo qui per fare un saporito arrotolato, un rollè farcito con una frittatina, con degli spinaci, delle carote. Basta un pizzico di fantasia, poi alla fine non è complicato. In quel caso, come nell'acerto, non andremo a chiedere al nostro macellaio di ripulirlo in maniera estremamente efficace, come magari ho fatto io ora, ma cercheremo di farci lasciare un po' di questo tessuto connettivo, di questo grassetto che ci protegge i pezzi durante la cottura. Poi, una volta cotti, semplicemente toglierlo con una forchetta è semplicissimo, ma ci dà sempre un qualcosa in più nel momento della cottura. Eccolo qua, il nostro spinacino o codino. Per ultimo, da quell'unico pezzo grande, abbiamo qui la nostra famosa noce di vitello, bellissima, tonda nella sua forma. Con questa si può fare davvero di tutto, dalle cotolette, l'arrosto, dalle braciole, pizzaiola, proprio un pezzo universale. Può giocare in tutti i ruoli, piace dire a me, perché ovunque la mettiamo fa il suo bel dovere. Eccola qui, bella, tonda, presentabile. Quindi in casi di incertezza, richiedendo la noce di vitello, diciamo che il 50% del lavoro l'abbiamo fatto, ci mettiamo al sicuro. Eccola qua. Ora passiamo alla sottofesa. Cominciamo da qui, in maniera semplice.
Questo è un pezzo bello compatto. Per chi si cimenta nelle prime cucine, prime braciole, involtini e quant'altro, è indicato in quanto ha un livello semplice di lavorazione. Le vecchie massaie sicuramente non lo accetteranno nelle loro cucine, visto che sono abituate magari a ben altre situazioni un po' più complicate, ma per le giovani mogli diciamo che è consigliabile, senza spaventarsi della classica braciola. Ecco qui, facile anche per noi da distaccare. Vedete, la fetta è bella intera. Da qui, volendo, si può fare anche un buon carpaccio, in quanto magra, non presenta molte striature di grasso, ha una marezzatura relativamente bassa, quindi si può andare tranquillamente con questo tipo di lavorazione. Ecco qui, fesa di vitello, gestibilissima, mi raccomando questa, cercate di non farla arrosto, perché ha proprio questa muscolatura, questa fibra di carne che non è molto indicata nella cottura arrosto o in forno, più che altro umido. Siamo addirittura di arrivo con altri due pezzi da gestire, da cottura lenta, in quanto ricchi di cartilagini e tessuto connettivo. Non per questo meno saporiti, meno succulenti. Con la carne a me piace dire, a volte non è bello l'aspetto, ma è buona. Questi pezzi qui, anche se sono pezzi quasi da estremità della bestia, sono i più saporiti. Ecco qui, questo è il polpaccio. Questo è un altro pezzo di carne sottovalutato secondo il mio punto di vista, in quanto può essere un pezzo principe a volte se si ha la pazienza di cucinarlo. Ottimo per fare braciole, pizzaiola, questo tipo di cotture qui, o semplicemente legato e fatto un arrosto morto e squisito con delle verdurine o con un semplice brodo, o anche fatto a pezzi e poi a ragù. Diamo una ripassata al nostro fido alleato e andiamo a distaccare l'ultimo pezzo. Questo che notiamo qui ora è il muscolo di vitello, di cui si ricava il famoso osso buco, tagliandolo in questo modo in maniera orizzontale. In questo caso però lo distaccheremo per farvi notare appunto il cosiddetto muscolo da brodo. Qualcuno magari seguendo questo filmato si potrebbe chiedere quell'osso. In parte viene destinato ai rifiuti speciali, ok. Un'altra parte, questa centrale, ora lo noteremo meglio in quello che stiamo appunto disossando, viene utilizzata per
il cosiddetto osso da brodo, quello con il buco, quello col midollo, che a parecchi piace gustare, appunto, fatto in brodo. Eccoci qui, ci siamo quasi, e questo è tutta la parte dell'osso bianco della coscia. Questa parte qui viene poi tagliata, sezionata, e se ne ricava il midollo. Si va quindi sempre a ripulire dalle parti di grasso in eccesso, si dà sempre un aspetto bello, presentabile. Ed ecco qua il nostro classico muscolo da brodo. Un piccolo riepilogo in modo tale da focalizzare meglio l'argomento di cui abbiamo parlato. Partiamo dalla lombata con filetto, ricaviamo tre pezzi, filetto a sé stante, costata o lombata o venduta insieme con l'osso a T, la cosiddetta fiorentina. Poi abbiamo la fesa, pezzo grande, morbido, magro, presentabile, cotolette e scaloppine. Successivamente passiamo al lombo o scamone, pezzo pregiato, molto tenero, utile per gli arrosti. Successivamente andiamo a un altro pezzo importante, la noce di vitello, con la sua forma decisamente rotonda, simpatica. Successivamente abbiamo il lacerto o magatello, ricordatelo per le ricorrenze, a me piace abbinare ogni pezzo qualcosa, quindi questo per le ricorrenze importanti va benissimo. Sottofesa di vitello, eccola qua, fetta compatta, intera, ricordiamo, abbiamo detto, per le giovani mogli che si accingono a preparare braciolette o quant'altro, molto facile da gestire. Anche in padella semplicemente andrebbe bene. Dopodiché abbiamo il codino o spinacino, non simpatico, non bello da vedere nell'aspetto come l'acerto. Ecco qui le differenze, penso che le notiate, hanno una forma decisamente diversa, ma comunque molto duttile, sfruttabile in tutte le situazioni della cucina, perfino, abbiamo detto, nella preparazione di rollè. Dopodiché abbiamo il polpaccio di vitello, solitamente utilizzato per il brodo, ragù, braciole, ma ciò nonostante può essere sistemato con del filo, del rosmarino, cotto in un'unica soluzione. Infine il nostro muscolo da brodo, anche il ragù non c'è problema, uno spezzatino, un goulash si può utilizzare, perché il tessuto connettivo che presenta all'interno del muscolo gli dà appunto questa tenerezza, questa fragranza qua. E infine il nostro osso, che non viene tutto portato via, ma vengono recuperate le parti centrali cariche, ricche di midollo, da cui abbiamo il cosiddetto osso buco col midollo. Ragazzi, per questa volta abbiamo visto un quarto posteriore, vi saluto, alla prossima!